Buongiorno a tutti, volevo fare delle riflessioni con voi relative al caso Conte, facendo con questo anche un parallelo con la discesa in politica di Silvio Berlusconi e di vari magistrati che si sono candidati alle elezioni politiche e sono diventati per l'appunto uomini politici di riferimento. Cos'è che accomuna questi soggetti all'apparenza e così differenti tra loro? In realtà Trade Union, che potrebbe considerarli fare delle attività simili, e la frequentazione dell'aula giudiziaria, perché uno è un imputato, l'altro è un giudice e l'altro invece è un avvocato. Quello che invece, a parte questo, unisce questi personaggi è il fatto che in queste situazioni abbiamo un qualcosa a livello di strategie di carriera che li differenzia rispetto alla normale selezione della classe politica e fa sì che questi soggetti, una volta posti nell'agone politico, possano in poche parole papparsi in un boccone tutti i loro competitor. Cioè, ossia, soggetti che sono stati selezionati politicamente e poi nel momento in cui si trovano ad avere a che fare con un soggetto che non ha fatto la gavetta politica e ha fatto un altro genere di gavetta, quest'ultimo soggetto se li pappa senza nessun problema. Questo perché? Semplicemente perché, come ha avuto modo di osservare un giovane sociologo, io ricordo con tanto rimpianto, perché ci scambiavamo sempre, come dire, pareri, email, compagnia bella, ed era Carmelo Viola, che era un sociologo siciliano che è morto un po' d'anni fa, insomma aveva quasi raggiunto i 90 anni. Lui parlava molto di spirito predatorio, del sistema capitalistico, di come questo mondo, insomma, non stesse andando bene per causa dell'egoismo e quante cose del genere. Però oltre a queste cose molto belle, lui aveva parlato effettivamente della cosiddetta selezione darwiniana al contrario, ossia Darwin, il famoso appunto naturalista, insomma, che con le sue ricerche ha detto tanto sull'evoluzione, diceva che nel mondo della natura, nel mondo appunto primitivo della natura, prevalgono i migliori. Ebbene, nella politica avveniva esattamente il contrario, e primeggiavano i peggiori. E questo perché avveniva? Perché i tempi della politica sono talmente lunghi e soprattutto sono così estenuanti, inefficienti e compagnia bella, che persone che hanno altre alternative, altre opportunità, lasciano perdere e si dedicano ad altre cose. Quindi abbiamo il caso di Berlusconi, adesso senza entrare nel merito dell'odore dei soldi, come ha scritto Travaglio, da che cose che provengono, da cosa provengono la sua fortuna e compagnia bella, però certamente Berlusconi nel suo campo è stato una persona che ha avuto dei risultati certamente eccezionali, ha fatto fuori tutti gli altri squali, banditi e compagnia bella, e nel suo campo si può dire, fermo rimanendo il discorso, non entro nel merito del discorso morale, io sono stato un avversario politico, lo sono tuttora, di Berlusconi, però dico, dal punto di vista della risultanza della selezione darwiniana, certamente tra i migliori. E se prendiamo i magistrati adesso, insomma, superano questo esame molto difficile, certe fortune diciamo hanno fatto che sia superato, ma qualche volta anche no, comunque insomma superano questo esame molto difficile e ovviamente hanno superato una certa selezione. L'avvocato, per diventare un avvocato d'affari, non tanto avvocato del popolo, perché insomma sono avere i clienti di Conte sono tutto tranne popolo, insomma, grande, però vabbè, insomma, questo può essersi anche convertito, come giusto che sia, perché sta in una situazione nella quale può anche fare un discorso ideologico, infatti sta lavorando bene. Comunque ha avuto una selezione, ha dovuto studiare, ha superato un esame, è diventato un professore universitario, ha dovuto acquisire la fiducia di colleghi, di giudici, di clienti, ed è una persona che ha una sua indubbia capacità professionale. Quando si ritrovano a che fare con persone che sono selezionate tramite il meccanismo politico, se li pappano in un boccone. Perché? Perché improvvisamente la realtà della natura ha la possibilità effettivamente di operare, prevale il migliore è Berlusconi, che si pappa tutto al centrodestra e diventa il leader indiscusso, il migliore è Conte, che quando ha a che fare con due che sono laureati, insomma non è che uno debba essere per forza laureato, semplicemente un discorso di scrematura, c'è Benedetto Croce, se ne parla tanto, insomma, che non era laureato, ci mancherebbe altro, semplicemente
Il discorso della laurea, della specializzazione, è semplicemente una scrematura, un discorso percentuale. Si pensa che in mezzo ai laureati ci sia una percentuale più alta di persone capaci, fermo rimanendo il fatto che ci può essere un laureato scemo e ci può essere uno che ha la licenza elementare che è una persona capace, però siamo in discorsi statistici. Quando Conte si è trovato a che fare con degli avversari politici che non avevano fatto, adesso il Movimento 5 Stelle è un po' particolare perché effettivamente ha avuto la possibilità a persone sconosciute il giorno dopo di diventare sindaco di Roma, di diventare vicepresidente del Consiglio e compagnia bella, però anche lì sono prevalse delle dinamiche che non erano quelle che dovevano prevalere, perché non è che si sia avuta proprio la selezione dei migliori. Quando queste realtà dinamiche differenti si trovano a interagire tra di loro, prevale il migliore, e il migliore purtroppo non viene dal mondo della politica. Grazie a tutti, saluti dal mare di Marina di Lesina e in questo bellissimo primo settembre, in attesa che arrivi la perturbazione e che le vacanze purtroppo terminino. Grazie.